Benvenuti ragazzi in questo nuovo episodio di House Flipper. Andiamo oggi a vedere cosa ci aspetta. Casa Glitch, cosa significa? Non lo so, andiamo a vedere un pochettino. Ok, va bene, c'è una nipote che ha la nonna in ospedale. Quando donna vuole fare trovare la casa bella aggiustata. Ebbene, una casetta, devo dire, la nonna c'è una bella casetta, tutti i fiori, vedete. Mentre guardiamo la casetta voglio fare i soliti saluti, siete diventati tantissimi. Voglio salutare Raffaella, Marina, Alfonso, Giulia, Giuseppe, Pasquale, Giovanni, Lorenzo, Leonardo e Aldo, che nonostante sta facendo il cattivo, perché ho saputo da qualcuno che mi prende un po' in giro con gli amichetti, no? Sghignazzano che io dico scacazzato, che prendi il martello e rompi il muro, lo saluto comunque, non fa niente. Va bene, salutiamo tutti, andiamo a vedere che la nonna c'ha una bella casa, anche se sembra un po' rovinata, secondo me la nonna non ce la faceva a fare le pulizie, vedete la muffa un po' ovunque, mobili un poco vecchi, qua tutto, vabbè, la cucina fa un poco schifo, un poco scagazzata pure, eh. Comunque la nipote ci dice di venderci un poco tutto, e io mi vendo frigo, tutto quanto, mi prendi i soldi e amen, vediamo un pochino, mi vendo tutto, dai, che me ne frega a me. Iniziamo a vendere, vedete qua non posso vendere più nulla, e allora, vediamo nelle altre stanze cosa c'è. Vedete questi mobili vecchi, tutti pieni di muffi, tarli, le cose, il tappeto che puzza proprio, questo vi dico, mo ce lo vendiamo. Non so precisamente se posso vendere tutto, però, che ce ne frega, pure il tappeto, toh. Allora, mi affaccio il quadro, lei mi dice il quadro, qua la cristalliera della nonna, con tutte le cose di argento dentro. Allora, vendiamoci i quadri, le poltroncine, tutto quanto, immobile qua, il comò dentro. Non lo so, tutti sti vasi, la nonna, cioè, vabbè, vendiamoci tutto, mi raccomando, non vendetevi le cose dei nonni a casa, non fate queste scemenze, ho rotto pure i vasi. Ecco qua, vedete pure la tavola da pranzo, tappeto, tutto quanto, mi vendo pure quel divano, ahia, la sedia sotto i piedi, vendo il divano, vendo le sedie, tutto. Ecco qua, ho venduto tutto, bene, così, allora, mo vi dico, sto muro fa un po' schifo, prendi il martellone di Thor. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono gli Avengers e Thor, soprattutto a me no, sinceramente, però il suo martellone, vedete, è bello perché spacca tutto. Allora, vediamo pure quest'altro muro, buttiamolo giù, attenzione, nuovo punto. Allora, buona attrezzatura, io direi prendiamoci un martello ancora più potente, il martello di Thor con le scintille. Bah, ci ha dato un martello più nuovo, mi sembra uguale a quello di prima, però vedete? Vedete come butta giù le pareti, come se non ci fosse un domani. Bello così. Bello, spacco tutta la casa della nonna oggi. Quando torna a casa si arrizzano tutti i capelli. Vedete? Allora, qua mi vendo la porta. Vediamo, c'era una camera segreta la nonna c'aveva. Qua spacco ancora. Un poco di muro. Ah, vedete? C'avevi il letto, mo mi vendo tutto. Mi vendi il letto, le poltroncine, qua il tappeto, tutto quanto. Quando viene la nonna si arriccia tutta la permanente. Mo che torna a casa vi faccio vedere, non trova più nulla. Secondo me qua la nipote non me la conta giusta, eh. Allora, vedete? Allora, vendiamoci il quadretto, le ultime cose. L'orologio a cucù qua. Ok. Allora, pitturiamo un pochino. Qua la nipote, non la nonna, vuole la stanza arancione, la cucina sarebbe, arancione e bianco. Quindi prendiamo arancione e bianco, ovviamente non farò le pareti tipo a pois, qua, zebrate, eccetera, eccetera. Facciamo una parete tutta arancione, una tutta bianca e così andando avanti. Ovviamente faccio vedere un po' che all'inizio e poi faccio vedere il risultato finale. Vediamo sto bianco se copre la muffa qua. Perfetto, ci abbiamo la pittura che è la fine del mondo. Vedete, bello è venuto. Allora, mo dobbiamo andare un po' di cucina. Quindi direi da vendere, qua non ci sta più niente. Dobbiamo andare alla cucina per la nonna o per la nipote. E allora, direi di lasciare queste mattonelle così mettiamo direttamente la cucina qua, perché il parquet è un poco delicato. Se la nonna fa cadere l'olio, oltre che porta sfortuna, porta pure una grande spesa di soldi, perché fare il legno nuovo ci vogliono una barca di soldi. Quindi mettiamo la cucina qua, vediamo un pochino. Bella così, vedete? Grigia e nera, grigia scura e bianco, scusate, vedete? Allora, la piazziamo qua che stanno le prese, così la cucina la può attivare. È perfetto così. Poi ci vuole, vediamo un poco, un sacco di cose. Mi sembra strana questa cucina per la nonna, vedete? Frigorifero giapponese per la nonna con le fiamme e le farfalle qua. Mi sembra
Non so, la nonna qua veramente si arrizzano tutti i capelli. Comunque sì, e poi ci vuole una bella isola. Mettiamola sempre un bel grigio scuro, un colore. Vedete? Dove sta? Ah, così bella proprio. Allora, qua il lavandino dobbiamo girare. Allora, verso... No, verso il muro non mi piace. Così, direi così. Ma giriamolo, no. Allora, sì, deve stare dall'altra parte perché così sembra la nonna, non la nipote. Quando lavi i piatti va bene, vedete? Perfetta così. Allora, mo... Bella, mi piace. Mo, la cosa strana però è che dobbiamo mettere due sgabelli. Mi sembra un poco strano che la nonna faccia colazione sullo sgabello, perché mo sta pure in ospedale, non sta andando bene, però mi sembra strano. Comunque sì, va bene. Va bene così. Mettiamo i due sgabelli. A posto. Poi la nonna sempre vuole il divano con la televisione, quindi mettiamo un attimo il mobiletto. Mobiletto per la TV, questo qua non mi piace più di tanto, però va bene. Solo che mo c'è un po' poco spazio qua, siamo un po' incastrati. Vediamo un pochettino, facciamo sempre un grigio scuro che a me piace tanto. Lo mettiamo, per forza di cose qua. Lo vediamo. Eh sì, da come ho arredato, poi vabbè, se la sistema la nonna, la casa, mettiamolo qua. Qui ho arredato un po' male, dico la verità. Ho arronzato un pochettino, però va bene così. Allora, una bella pianta dracaena qua. Tipo pianta di Harry Potter, quella che urla e lancia gli spiriti. Vabbè, mettiamola qua. Alla nonna piacerà sicuramente. Ecco qua. E poi la TV non ci sta, solo il tavolino. Un bel divano, sempre tonalità di questo qua mi piace, vedete? Un bel grigio. Eccolo qua. E vabbè, lo mettiamo qua, sta un po' incastrato, si deve un po' sistemare meglio qua la cucina, dico la verità. Non l'ho fatto un po' una schifezza, vedete qua non può nemmeno passare la nonna, però direi che va bene così, se la sistema lei, tanto il grosso è fatto. Vediamo un pochino se c'è altro da comprare, direi di no. Potremmo pure quasi quasi azzardarci a passare alla prossima stanza, però prima si è caduto l'interruttore, lo mettiamo qua, vicino al corridoio, così quando la nonna va in bagno può accendere la luce. Perfetto ragazzi, è una bella cucina con divano, la TV non c'è, però non fa niente così. Vediamo la prossima stanza. Eccoci qua, allora, dove dobbiamo andare? Questo è il bagno, no? Ok. Quindi questa qua, questo verde ammuffito, sì, dobbiamo sistemare questa qua. Vediamo, sempre verde la vuole. Limone sbiadito, sì, un verde, un limone acerbo, diciamo. Ok, mettiamolo qui. Vi faccio vedere un pochino. Questo è l'interruttore, pure qua se ne è caduto. Lo mettiamo, vediamo un poco. Qua ci sta già. Qua direi di no. E allora lo mettiamo qua, perché poi ci metti il lettino, così la nonna dal letto accende e spegne la luce. Facciamo una cosa fatta proprio per bene. Ok, vediamo che verde è e poi ve lo faccio vedere il risultato finale. Vedete? Oh, allora, bel verde, chiaro. Mettiamo qui il letto della nonna, matrimoniale, bello. La scrivania abbiamo messo, vedete, tutti gli scaffali, i comodini. Non so, la nonna che deve studiare, però va bene così. Secondo me la nipote si vuole rubare la casa della nonna. Io ho questa impressione, ditemi voi. Comunque sia, non vi rubate la casa dei nonni. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.